me l'ha chiesto il mio partito, il PD provinciale, prendendo spunto evidentemente dalla mia esperienza politica di questi anni. Sono consigliere comunale a Comegliano dal 2013, mi hanno riconfermato lo scorso anno e evidentemente la mia esperienza basata soprattutto sui temi della cultura, dell'attaccamento al territorio e della scuola, del lavoro, del sociale sono evidentemente le motivazioni che hanno spinto il mio partito a chiedermi questo impegno che ho accettato con grande onore e responsabilità. Credo che il ruolo di un parlamentare sia quello di avere uno strettissimo rapporto con il territorio, con i sindaci, sia quelli della propria area che quelli delle aree chiaramente politiche diverse, e quindi un rapporto bionivoco di andata e ritorno, cioè portare comunque a Roma a livello nazionale le tematiche più importanti di questo territorio, penso alle imprese, all'ambiente, al territorio, e di converso rifare il percorso inverso. Altra cosa che mi impegno a fare sicuramente è un impegno maggiore nei confronti della scuola, perché ritengo che la scuola debba tornare ad essere il punto centrale dell'attività di questo paese. Lì nasce la cultura, lì nasce l'integrazione, nascono la coscienza delle persone, i nuovi cittadini, quindi la scuola come elemento centrale. L'invito è questo: dopo tanti anni abbiamo la possibilità di avere una parlamentare al Senato della sinistra Piave, Conegliano, che possa garantire attraverso la propria passione politica che esiste da decenni e la propria competenza acquisita in questi anni un rapporto importante fra appunto il Parlamento e questo territorio. Io ritengo, lo dico sempre in questa campagna elettorale, le idee sono fondamentali, ma per dare gambe alle idee occorre la politica e una buona politica. Grazie.